Buongiorno ragazzi, cioè buongiorno mica tanto, buon pomeriggio forse. Iniziamo un nuovo vlog, o meglio un weekly vlog. E olè, e luce fu. Si sta aprendo adesso su in camera, che dormo un po' tardi, dormo tardi, fino a tardi, mi sono svegliata, non si vede niente. Vi appoggio sul cavalletto. Ok, eccoci qua. Allora, ho finito l'internet sia sul telefono mio che sulla saponetta, quella della Vodafone. Devo finire di caricare alcuni video sul canale che sto editando piano piano. Ora mi cambio, mi vesto, quindi io mi snoppo e mi vesto, e vado a fare terapia alla schiena. Perché io mi abbasso, perché ho problemi alla schiena e quindi vado a fare un po' di terapia. Ok, ho i capelli tutti ricci perché stanotte li ho lasciati asciugare con il laccio. Poi me li leggo perché quando vado a fare terapia mi dà fastidio. Ora vi appoggio. Ok, allora mi cambio e ci vediamo dopo. Bene ragazzi, mi sono fatta la coda perché così sono più tranquilla. Dopo vi porto con me a vedere che leggings mi compro, cosa faccio. La maglietta, la mia felpa, adesso metto anche la felpa. Questa qui l'ho presa, non mi ricordo dove l'ho presa questa, non me l'avevano regalata. Fatta così. Adesso mi sono messo un po' più male, che ha la manica che va così, e mi piace tanto. E sopra ci metto la mia felpa, questa qui. Non è proprio una felpa, è una giacchina. Questa l'ho presa al mercato. Sì, non è lunga lunga, non la chiudo neanche, la tengo aperta così. Adesso mi sistemo i leggings, la nonna. Ok ragazzi, scusa per i gatti, ma l'abbiamo fatta. C'è Sono per gatti, mi ha detto cose, si sono tolte. È da tanto. Sono gatti. No dai, no, quattro cose noi. no, mangiare calorie. Quattro cose, poi vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Perché chi mi viene a dirmi che ha maltrattato i miei tre, quattro gatti. Veramente gli spiaccico in testa qualcos'altro. Va bene, adesso andiamo a prendermi i leggings, se li troviamo. Allora ragazzi, mia mamma è concentrata a guidare. Sta andando giù il sole, sono più o meno a quelle 5. Andiamo a prendere papà direttamente. Abbiamo fatto tutto, ho portato anche l'eyeliner alla mia amica che lo devo portare. Poi vi faccio vedere cosa ho comprato. I pantaloni che ho preso, non vi ho registrato niente perché ero tutto veloce veloce. C'ho caldo, infatti sto appannando tutti i vetri io e anche mia mamma. Abbiamo camminato un pochino, come vedete sono rossa in faccia perché avevo preso freddo. E niente, ci vediamo quando sono a casa. Allora ragazze, ragazzi, queste sono tutte il mangiare per i gatti, più altre 4. Abbiamo questo qui col dove cavolo, cos'è questo? Polame. Ah, polame. Poi abbiamo il manzo, tonno e fegato. Poi abbiamo la sabbia e poi qua nascosto abbiamo altro. Questa è la piccolina di casa. C'è la piccolina qua. Ciao piccolina. Guardate la piccolina. Piccolina, Francesca,
Poi abbiamo preso piccolina. Qui poi vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso questi qua, i blocchi questi qua colorati, questi qua più pesanti, quelli fini questi qua. E poi abbiamo preso questo qui di mamma, questi qua rilassanti, quindi tipo i mandala. E poi ho preso questo qui. Avevamo detto cos'era questo, mamma? Allora, messo a fuoco. Oh. Ok, agnello e tacchino. Questo qua è al salmone e trotta. Questo qui con vitello e pollo, con pollame e fegato. Sono i vino, gli snack, poi i gattini. Poi abbiamo preso un shampoo, questo qui alla carattina, quello che uso io di solito, e c'è una mamma, ah, eccola qua, e una crema per le mani alla calendula per mia nonna. Ok, come vedete sono passata da H&M e ho preso tre leggings. Allora, ho preso questi qui, grigi, della linea Basic Leggings, una L, a 9,99€. Questi qua normali, classici, grigi. Così, questo è un paio, poi sempre della linea Basic, sempre una L, sempre 9,99, questi qua neri semplici, questi sono un po' più larghi di quelli grigi ma sono uguali, Basic, così. Poi sempre un paio di leggings, però non so se sia della linea, sì, Basic anche, anche questi. Questi qua, come si posso definirli? Sporchi, macchiati, così, vero? Così, grigi e neri. Un grigio più, no, un nero più chiaro e un nero più scuro. Sempre anche questo una L. Ho preso queste tre paia, visto che non avevo più leggings. Ho trovato solo questi, quindi ho preso quelli. Ragazzi, ho già iniziato, sto guardando, ma non registrerò, anzi, perché qui ho già finito, ho fatto già via tutto. Questa qua è un'agenda, questa qua che vi ho fatto vedere aiutatemi a dire, Lidl, quindi scrivo già qua quello che devo la settimana, quindi martedì alle 18:00 unghie franca, alle 14:00 fisioterapia, alle 17:00 unghie Ivana, alle 8 Serena, poi 8 più o meno, diciamo, io per lì. Compleanno Mattia 25, Mattia, e poi
Qua si vedrà. Non prendo gli occhiali nuovi, poi si vedrà. Poi a Natale abbiamo la cena. No, il pranzo. Pranzo di Natale. Ok. E tiro via, se riesco. Ok, metto la mia... Questo qua nero. Questo qua arancione sotto l'occhio. E la devo mettere sotto l'occhio. Così copro le occhiaie. Ok. Poi con il culetto prendo quello verde e vado sulle imperfezioni. Scusate se mi vedrete mezzo corpo, però sto cercando di coprire bene le mie imperfezioni, soprattutto, e anche con un po' di viola, sempre con quello verde, vado su le mie imperfezioni. Picchietto. Ok, dovremmo esserci, stessa cosa sotto al labbro. Il picchietto, bene. Abbiamo sciolto imperfezioni? No. Ok, ho fatto questa zona qua così, perché almeno così tiro io le imperfezioni rosse, che ahimè non so come mai mi sono venute fuori. Ok. Ok. Ora faccio il mio contouring con questo qui e lo vado così. La stessa cosa di qua. Le tempie sotto qui e il naso. Andiamo a conturare. Poi, sempre per il contouring, prendo questo qui, l'illuminante, che come sapete mi metto il link delle due box dove ho trovato i due l'illuminante e il contouring, l'illuminante e il... Ok, si attacca e illuminare. Ok, e qua, anche qua per illuminare. Ok, qui così ci siamo. Poi, allora, con il pennellino dell'Essence che vedete il video acquisti, vado a usare la parte più grande per sfumare il marroncino. Stessa cosa sul naso. Ok. Per sfumare sfuma anche bene, solo che ci vuole un po' di olio di gomito per sfumare bene. Ok, sfumiamo bene. Sfumato, sfumiamo quello chiaro con la parte più piccola. Ok. Ok.
bene. Ok. Perfetto. Perfetto. Sfumato. Come vedete sono sfumata. Adesso prendiamo un pennello. Di qua. Pochetti. E andiamo a mettere la mia cipria. Ho un naso illuminato, stra-illuminato. Ok. Qua la parte verde la vado a schiarire con la mia cipria. E vado a mettere la mia bella cipria da tutte le parti. Cerco di schiarire bene. Vi lo farò vedere. Ok, bisogna che schiarisca bene qua. Ok, se vedete che siete ancora verdi, fate schiarire un po' con la Beauty Blender, questa qua del fondotinta, così di che cosa vi schiarite un pochino, e schiarite, ecco qua, sistemate un po' i danni che ho fatto, questa cosa qua. Ok, adesso lo sistemare ancora con la cipria. Fa fissare il tutto con la cipria, sì. Ok. Come vedete ho fatto un look molto semplice, non pesante. Infatti sull'occhio vado a mettere un matitone, questo qua azzurro, molto chiaro. Ok, facendo un po' così. Ok, questo qui è della, non so dire che marca è, però questo azzurrino qua chiaro. E con un pannello di sfumatura vado a sfumarlo. Ok. Sfumo bene con il dito perché è un po' cremoso, faccio un po' fatica a prenderlo. Sfumiamo bene. Ok, molto naturale. Vado a mettere un po' di bianco, anzi questo qua rosa blantinato, vado a prendere e vado a prendere proprio su tutta l'occhio, così viene molto brillantinato. Ok, ora prendo la mia matita nera e il mio mascara. Allora, mia matita nera. Il mio mascara, vado a mettere questo qua dell'Essence, solo sulla parte superiore dell'occhio. Ok. E poi vado a mettere un rossetto nude. Questo qua è della, non so, della L'Oréal Paris. E lo vado a mettere con tutte le lavagne. È cosa molto naturale. Ed ecco qua, finito il trucco di oggi. Scusate, andiamo avanti. Ecco qua, molto, una cosa molto naturale. Allora ragazzi, questo è il trucco, siete poco. Vi avevo promesso, vi ho promesso nell'altro video che vi farò il video room tour, home tour della casa. Avevo intenzione di fare anche il room tour mio, di camera mia. Però camera mia
è piccolissima, quindi non so se farvelo vedere direttamente quando farò l'home tour, quindi home tour più room tour. L'home tour ve lo farò vedere quando ho addobbato casa per Natale. La postazione deve essere ancora sistemata del tutto, quindi ve la farò vedere prossimamente. E mi sono truccata perché adesso mi cambio. Aspetto che arrivi mia mamma e vado a prendere gli occhiali, finalmente. E pulisco, forse siete sporchi. Questo è il trucco, se era qualcosa, boh, non lo so, poi ve lo faccio vedere. Ho il naso strailluminato, però vabbè. Ho degli occhi stupendi oggi, perché il mio computer non vuole funzionare. Collabora. Bravo. Allora, siamo al 19% di questo, 21% di questo, 20, 0% di questo. Vabbè, questo qua poi sistemerò. Ho caricato i vari video. Ok, vedete, questa è camera mia, praticamente. Buia. Buia. Mia nonna mi sta parlando. Ah, mia nonna sta lavando per terra. Scusi! Senti. Diavolo, mi brontola sempre. Scusate, è proprio buio. Ecco, luce fu. Forse qui siete meglio. Questo è il trucco. Ok. Ho proprio fatto un trucco così alla veloce. Oh, sono buia. Domani viene la mia bimba. La mia bimba, quella che fa da babysitter. Letto sfatto perché, non stando bene, dormo spesso. Perché ho dei problemi che vi racconterò più avanti. Ragazzi, occhiali nuovi. A parte i capelli un po' così, però il 20 di novembre vado a prendermi, il 20 di novembre, 20 dicembre vado a farmi quelli nuovi, tutta la mia famiglia al completo, ho appena finito di fare le unghie. Questi sono i miei occhiali nuovi, mi piacciono, a me piacciono un casino. Buongiorno ragazzi, sono le 8:12 di mercoledì. Mercoledì non ha 22. Domani ho da portare la gattina a fare i vaccini e dopo c'entro anche per fare sterilizzare l'altra gattina, Francesca. Sono illuminata. Adesso faccio colazione, mi cambio. E aspetto che arrivi la bimba. Saluta nonna. Ecco, Ciao. siamo a casa solo io e la nonna. Mi sono lavato il viso con la saponetta di Herbalife. Qui c'era il brufolino, quello grosso, e anche qua c'erano dei brufolini. Sono spariti perché ho messo la maschera, quindi, di Herbalife, con il mentollo e argilla bianca. E quindi mi hanno sgonfiato. Questi sono gli occhiali. Che dire, oggi senza trucco, perché devo andare a fare anche le terapie, quindi. Ah, ecco. No, beh. Adesso vediamo cosa mettermi per essere comoda, perché con la pelle lì è un po' difficile, ma bisogna essere abbastanza comodi. Ragazzi, io mi sono cambiata. Ho questo cardigan che voi avete già visto, bianco della Lidl, questa maglietta che boh, non so dove l'ho presa, con questa scritta, e questi leggings che hanno la loro taschina e sono felpati. Spero di non avere troppo caldo, quindi li cambierò. Adesso vi faccio vedere l'altra visione. Ok, ecco qua, questa qui sono io con questi qua. Non ho neanche campato stamattina, per fortuna. Questa è la maglietta, questo è il giacchettino e questi sono i leggings. Ecco così, infatti così vedete. Hanno questa righetta così e la taschina qua. Bene, andiamo a vedere se arriva la bimba. Allora ragazzi, mi sposto perché c'è la musica e non vorrei avere copyright.
sono qui col computer che sto sistemando. C'è anche la bimba. Serena! Bevi normale. E c'è la bimba qua che adesso non la inquadro per motivi di privacy. Adesso guarda cosa voglio. Aspettate. Ok ragazzi, capelli a parte, volevo farvi vedere, non so se l'avevo già fatto vedere, ho preso questo qui alla Lido tempo fa, il deodorante Sweet Peach, quindi alla pesca, ed è buonissimo, questo qui di questa linea qua, con questa bella frase qui, anche se non ce l'ha messa a fuoco, però vabbè. Sì, mi piace un casino. Ed è della Sienne, di questa linea un po' strana. Questo è lo Sweet Peach, quindi alla pesca. E l'ho quasi finito. Io lo uso come deodorante e anche come profumo. Oggi ho preso la Lidl, sempre della stessa linea di deodoranti, sempre con un'altra frase diversa. Questo qui alla Coco Bahama. E sarà cocco buonissimo. Questo qui è sempre della linea CN. Questo qua con questo farfalline. Questo al packaging bianco. Di questa linea io non la voglio buttare via il pack, perché mi piace che ci sia questa frase. E sempre questo profumo. Guardate, vi metto la frase. Così, anche se l'ha messa a fuoco, non aiuta. Ok, messa a fuoco, focus, vabbè, questa qui. E dopo c'è il colore viola che prenderò prossimamente. E adesso vado a preparare da mangiare, così vi metto lì, vi appoggio lì e vedrete cosa preparo. Buongiorno ragazzuoli. Allora, sono vestita come ieri, ho portato i leggings. Ho detto sono i sandwich neri, perché li ho cambiati anche ieri. I miei capelli, dopo che li ho pettinati. Sono belli stanza gonfi qua, non so perché. Adesso cerco la gattina e la metto dentro in casa. Dopo che arriva mamma la metto dentro in goccia. Adesso faccio un po' di una mini collezione, così portiamo dopo la gattina, sentiamo come viene detto per la mamma della gattina e poi vediamo. Oggi dovrebbe arrivare un amico a fare il trattamento pulci, il trattamento di rumento, per il momento vedremo. Allora ragazzi, come vedete qui non mette a fuoco, eccola qua, c'è la mia gattina bianca Neve, Neve! Non ti vediamo, Neve, che miagola perché ha paura. Tengo qua la mia Mao. Perché siete così due matti? Boh. Ecco così. Ecco qui Neve. Che la stiamo portando a fare il vaccino. Questa è la mia veterinaria, sono ferma perché non è ancora aperta e quindi sto aspettando. Intanto tranquillizzo la pestolina qua. Ecco qua. Questa è la situazione perché la mia gatta in gabbia non ci sta. Adesso si fa il giro per la macchina. E dopo prenderla sarà un trauma. Non riesce neanche a venire giù. Ditemi anche voi se avete un gatto, succede così. Adesso fa il giro, si siede di sopra lì, vuole andare giù ma non si può andare giù. Eccola qua. Ecco ragazzi, il veterinario finito, lei deve stare così perché sennò in gabbia gli dà fastidio. Ecco la belva.
Allora ragazzi, ho appena fatto il trattamento sia la gattina che capelli. Boh, non ho una formula. Stasera li lavorerò di nuovo. Penso, adesso vediamo. Fortuna che ovviamente devo andare a fare il colore perché non mi piace più, si sta svedendo tanto. E, ho fatto sia il trattamento alla gattina bianca che a quella piccolina. E adesso cerchiamo di mettere dentro quelle, la mamma praticamente. Così dopo stasera la portiamo su. Che domani mattina me la operano. Adesso mi sto facendo l'infuso. Questo qui è quello ai frutti rossi. Questo qua della Lidl, che poi faccio vedere la scatola. E dentro ci ho messo un po' di aloe. Al posto dello zucchero ho messo un po' di aloe, così mi depuro anche un po'. Il sopra mi piace ancora perché qui è tutto nero, anche qua, anche se si svede un po' il marrone, ma il sotto è molto sbiadito. Sto cercando di diventare ancora arancione come era prima. Boh, adesso vedremo come me le farò prossimamente. Qui si vede il giallo. Quindi sono 3 mesi che me li sono fatta. Settembre, ottobre, novembre. No, agosto. No, settembre. 2 mesi quasi. Però che vado a fare il 20 di dicembre sono 3 mesi. Infatti si vede, ma per le feste almeno così sono un po' colorati, non così sbiaditi. Non so dove appoggiarli. Ok ragazzi, qui si è caricato tutto. Ho internet che mi sta dando problemi su problemi. Niente. Mi è sparito anche YouTube, quindi devo rimettere tutti i video a caricare. E due scatole. Ho una rabbia assurda quando mi fa così internet. Mi piace da casino questi occhiali nuovi. Ok, ripristino sessione. Bara, per fortuna che ho le ripristino le sessioni perché sennò ha rilanciato fuori tutto. Vi giro un po', ecco. Ok, così vedete. Sono ancora ripristino le sessioni perché sennò avrei già sclerato. Allora, qua in caricamento in corso. Perfetto, metto per caricare tutto di nuovo. Che rabbia. Cosa devo caricare adesso? Rabbia, che rabbia. Intanto mi metto in carica. Oh, guarda, siete volati via. Cosa non mi interessa? Piuttosto stai lì. Stavo caricando ancora tutti, devo caricare tutti i video. Quindi, allora, seleziona file da caricare. Non so se questo l'ho caricato. Allora, carichiamo il vlog 4. Vlog 5. Praticamente non riuscivo a vedere nessun attimo. Se mi dà già problemi, mamma mia, che rabbia.
No, mi dà problemi, non me lo carica. Perfetto, ragazzi, non mi carica di... come l'altra volta il video. A nulla. Aspettate, che faccio l'aggiornamento del computer, perché forse il problema è il fatto che non si è aggiornato il computer. Le provo tutte, ragazzi. Ne provo tutte. Questo non è riuscito. Ok, vediamo. Ci vediamo dopo. Se io appoggio... qua. Eccomi qua. Allora, adesso temporale è un po' assurdo. Lo lascio oggi pomeriggio con il caricare il video. Poi sono andata dalla bimba a fare la babysitter perché per vari motivi lei aveva la febbre, aveva bisogno di sua mamma, di me. Quindi sono andata. Aggiornamento Micia. Micia la sta bene. Abbiamo tolto un piccolo tumore all'orecchio. Adesso per un po' non ha altre cose da fare. Si vedrà più avanti se fargli l'esame del sangue per capire se ha altri tumori. Ha l'occhio, quello che vi parlavo. Ha una congiuntivite che rimarrà a vita perché da piccolina non l'hanno curata. E in più sulla cornea. Hanno fatto una piccola ferita, la palpebra era rimasta chiusa per un po' e quindi ha portato la cicatrice a vita e avere quella congettivite lì. Dopodiché non voleva mangiare, non ha mangiato là dal veterinario però ha mangiato a casa con me. È stata un po' carezzare. La mia piccolina, ormai è grande, però è piccolina per me. Nulla. Ti sono scusate. Novità, io ho male questa parte qui. Perché con sto tempo non si sa mai. E sì, faccio così perché c'è un po' di freddo qui su, perché è rimasto un po' aperto fino adesso. Poi, un'altra novità, domani non registrerò nell'arco di tempo che sarà dalle 7 fino alle 10, 11 più o meno, perché sono al compleanno del mio cugino che abita di là e mi sembra giusto stare un po' senza riprendere. Adesso finisco di mandare online il videoblog e quindi questi qua sono già online, diciamo online, già programmati. Ci mancano di... Ok, il videovlog è lento a caricarsi, però vabbè, il videovlog 4 è un po' lento. Come vi ho già detto, cerco di mandarli tutti online adesso. Se si carica, forse mi farebbe un grande piacere, però si è bloccato. Ho Mozilla che va piano. Ok, 36% il videovlog 4. E carico un po' alla volta così almeno tanto lo programmiamo. Ok, vi giro un po' così. Lo programmiamo. Programmato. Ok, per il 26 che è domani. Ok. 26. No, domani è domenica 26, scusatemi. Sempre a mezzogiorno, perché i miei video sapete che escono sempre a mezzogiorno. È raro che escano la sera perché vuol dire che non ce la faccio. Usciranno la sera i videovlog, ma... videovlog, ma... Vlogmas. Vlogmas. E ovviamente non so se escono il giorno stesso o... cioè...
io vlogo, oh scusate, io vlogo l'uno, ok, lo edito e lo mando online, non so che ora lo manderò online, magari lo mando online la mattina del 2, quindi andiamo a fare così, e sì, così apriamo il nostro calendario dell'avvento, che avete visto, che vi lascio il link qui sotto e qui, mi pare, del vlog, dove che lo troverò, cercherò, dove spacchettiamo insieme il calendario dell'avvento. Ok, e intanto carichiamo questo, lasciamo che si carichi. Ora vado a registrare un altro video, che come vedete non ho più lo smalto nelle unghie, perché vado a registrare il video della maschera per le creme più tardi, e vi faccio vedere dopo quando ho finito le unghie, perché pensavo di registrare il video unghie, però non credo. Come vedete ho le unghie mezze lunghe e mezze corte, vedete? Quindi le vado a ricostruire tutte nella stessa lunghezza, così almeno le mie crescono e piano piano faccio anche le mie. Bisogna andare bene a mettere bene sotto la cartina, perché se no non andiamo a fare un lavoro fatto bene. Io la cartina da taglio alla lunetta, in modo tale che si aderisca bene sotto la mia unghia naturale, e poi taglio gli angoli qui, così vado a chiudere molto meglio la cartina. Altre novità, al momento non ne ho, le terapie da fare venerdì, lunedì. E mercoledì. Sto vedendo alcuni miglioramenti, altri no, perché come vi ho detto ho avuto un problema alla schiena, mi fanno male la schiena. E quindi mercoledì sono stata malissimo e anche oggi ho parecchio male alla schiena. Quindi penso che mi cambierà le terapie. Dopodiché domani ho il compleanno, domenica registrerò poco perché arriva mia zia, che non vedo da un po'. Registrerò poco anche se non abbiamo tanta voglia di vederla, per vari motivi che sono successi in famiglia. Io perlomeno non ho tanta voglia di vederla. Poi vedremo cosa farò quest'anno. A dicembre non farò solo i video fino al 25, ma farò fino a tutto il mese. Andremo al primo di dicembre, il primo di gennaio, che avevo detto che non caricavo video, però penso che caricherò solo i video di Capodanno. Quindi penso, adesso vediamo quando lo caricherò, penso di caricarlo comunque l'uno. Adesso vedremo. E basta, vi farò anche l'aggiornamento della postazione appena l'ho sistemato un pochino, perché ho intenzione di metterci delle luci. Faccio un piccolo spoiler, vediamo se riesco. Delle luci che fanno così, e altre di metterle qui, magari. Qua. Così, adesso vediamo. Scusate. Qua si sta caricando, lasciamo caricare. E che dire, leggo i messaggi e dopo vi riaccendo. Allora, ragazzi, mi rimetto gli occhiali perché altrimenti non c'entra niente. Sto scrivendo le mie password qui. Ok, qui ho le password che noi ovviamente non vi faccio vedere. Abbiamo questo, lasciamo perdere. Email password. Cioè, io faccio così. Mi è cascato. Faccio così. Scrivo il sito, vedete, l'email e la password. Ok, io amo questa penna qua, infatti la sto finendo,
Ed è questa marca qui, non so se la si legge, quella della Lidl, la marca comunque, è la penna gel. Adesso questa qua l'ho finita, non so se ho un'altra di queste, però prima finisco questa qua nera, poi finisco quella della Bic, perché vedete, è quasi finita. Finisco quella della Bic, c'ho anche quella di Tiger da qualche parte, ecco qua, anche questa di Tiger, mi trovo benissimo. Quindi finisco prima tutte queste qua e poi metto quelle nuove. Qui password, ovviamente non ve la dico, la leggo e la scrivo. Non so se servirà mai questo qua, però lo scriviamo. Non mi capisco nemmeno io cosa scrivo. Poi qua abbiamo Skype e Snapchat, quindi uno colore, no, allora schippe, questa cosa è finita, la buttiamo dopo che aver scritto questo. Email. Infatti ho bisogno che riscriva con un'altra penna. Adios. Dove va con questa? La fucsia. Domani vado in un supermercato che è abbastanza grande e guardo se ci sono queste qua. Le stabilo. Quelle appunto a fine 00 le 88 e guardo se trovo anche le stabilo, queste qua a punta grossa, le 68, così me le prendo e sono a posto. Abbiamo detto Snapchat, Snapchat mi chiamo Bellanne 06, ve lo scrivo qui in sovrappressione. Non ho da farvi vedere, magari dopo registro col telefono di mia mamma così vi faccio vedere Snapchat. Se volete aggiungetemi, che ultimamente posto poco cose, però adesso ricomincerò a postare perché come sapete ho avuto un periodo un po' così. Adesso ricomincerò a ripostare. E quindi sì, seguitemi. Vi metto anche tra un po', non so quando, in un video vi ho detto che metterò pubblica il profilo Instagram, però sto aspettando ancora un po', casomai il prossimo anno. Adesso vediamo un po' come fare. Ok, scriviamo le varie password. Allora, a me non penso di chiamarmi così su Snapchat, però dopo guardiamo bene insieme. Skype, allora. Sì. Ok. Nueva. Muchas gracias. Ok, il mio quadernino delle password email l'ho fatto, come vedete. Così almeno, anche se proprio proprio non ho le password, e mi scoccio lasciarle lì messe così, ce l'ho là. Ah, questo qui lo metto dentro lì, e questo posso anche buttare. Così almeno lì ho solo le email. Ho solo l'email e il numero della mia tutoressa e posso metterci altro. Questo posso anche gettare. A proposito, quello posso gettare perché ho dei fogli qua che posso riutilizzare. Quindi utilizzo questi fogli e
mi scrivo qua. Utilizzerò questa qui sempre. Mi sposto un pochino qua. Qui posso anche chiudere. Guardate che cicciottona che è. Man mano che finirà il mese cambierò, tirerò via i mesi. Ok. Qui devo mandare online, quindi utilizzo prima questi qua rotti che è meglio. Ok. Allora, abbiamo da vlog hashtag 4 26 vlog hashtag 5 27, quindi andrà online il 27 e il 26 i due vlog. Nel frattempo, ok, andiamo a vedere se c'è qualcosa da editare. Allora, video papà editato, Essence editato, preparazione editato, questo mi sa che è andato online, quindi sì. Sta qua andato già online. Edito il video, questi qua degli sticker penso di rifarlo, anzi, senza penso, lo rifarò. Quindi questo lo possiamo anche... La skincare è andata... Lasciamo lì, la skincare è andata già online. Come vedete ho pochi video già programmati. E come ho detto, al momento non ho idee. Qua ho quello, sistemo la mia scrivania. Quindi bisogna editare questo. Questi qua andranno online magari durante dicembre. Quindi anche se sto vlogando li mando online. Quindi anche a dicembre ci sarà la box di dicembre. E ho freddo, ragazzi, oggi ho freddo perché sono aperta, però ho freddo, infatti chiudo adesso. Intanto dopo devo editare i tre vlog che sono rimasti da editare. Ok, allora magari adesso registro la mia collezione di sticker, che è qui, tutto qua dentro. E dopo sempre la mia collezione di sticker e dopo cosa c'è nelle mie scatole qua sotto, riparto qua sotto casomai. Tanto vi faccio vedere la collezione dei miei sticker, poi vi faccio vedere la collezione dei miei washi tape. Allora ragazzi, adesso mangio questo cioccolatino qui di Baretti e Milano, cremino al pistacchio. Ok. Allora. Lo focalizziamo. Questo fuoco, ok. Il colore è di cioccolato normale, però vedete in mezzo c'è questo colore un po' più marroncino chiaro, morso è uguale. Ok, io l'ho assaggiato questo qua al pistacchio, si sente poco il gusto del pistacchio. Però è buono, approvato. Poi ce n'è un altro che a me non piace più di tanto, però a mia nonna gli potrebbe piacere, ed è questo qui all'extra fondente, extra noir, non so se vedete. E assaggio anche questo, poi basta per il momento. Questo si presenta tutto nero, ovviamente.
infatti, vedete, tutto, cioè, a parte sopra nera, dopo c'è quel mesto lì. Dell'uno. Ah no. Questo è il più fondante di Rexton. Veramente male. Ho provato. Di qua intendiamo per dopo. Ok ragazze, sono con la mano in un altro fornetto. Adesso vengo a fare questa mano. Allora, come base io ho usato... Aspetta. Ho limato, ho precisato l'unghia. Dopo che l'ho precisata, ho usato il nail prep, passione unghie. Dopo il nail prep ho messo il primer, l'ho lasciato asciugare, e poi ho messo il binder, e ho lasciato asciugare. Dopo che ho lasciato asciugare il blender, ho passato l'alfa, e ho messo in forno, in fornetto, a 100 per... non mi ricordo più quanti minuti va. Dopodiché ho fatto l'allungamento col Creamy Binder, come cazzo si dice. Poi ho fatto un French con gel C23 blu infinito. Questo qui è il blu, dopo ve lo faccio vedere. E poi G40 Fenice. Ho fatto l'indice e il mio nome è questo qui. E poi per sigillare ho passato sopra il Maximum, che è un Bouldering, anche questo è un gel costruttore. Ed eccole qua, queste qui, le mie unghie. Ve le faccio vedere bene adesso. Sgrasso. Ok, per un altro pad, questo è il mio cleaner e sgrasso bene. Tutte le unghie. Poi ci passo sopra il mio lucido. Ok, mi sono sporcata di blu. Notte. Sì, non è. Ok, ci passo il mio ultra gloss. Modo di smalto poco prodotto, modo smalto, lo passo su tutte le mie unghie per dare lucido e lucido e sigillo anche tutto il resto così, poco prodotto, e ne faccio una alla volta. Cioè, guardate la differenza con questo e senza. Lo faccio vedere dopo, magari, se si vede meglio. Prima di darlo sull'altra mano. Ok. Ovviamente questa è la sinistra, non sarà venuta perfetta. Perché ragazzi, da sola non è che riesco a farmele perfette. In più, non avevo tanta esperienza. Come ripeto, lo faccio solo per hobby. Ok. Ok. E dentro... a scaldarsi anche questo. Questo è senza dispersione, quindi non va vedete, senza dispersione non va sgrassato. Adesso lo lasciamo dentro. Credo che di qua farò la mano diversa. Quindi questo due qui, questo e questo farò tutto blu e gli altri farò French glitterato. Ora vediamo un po'. Oh, anzi, li farò tutti e due uguali. Ora vediamo un po' come fare. A dopo. Allora ragazzi, ragazze, lo porto qui. Io ho finito le unghie, questo è il risultato. Qui ho fatte, sono più corte, ma sono per me sono uguali. Però boh, non so, sono un attimo fusa, quindi mi lavo le mani.
Forse ho fatto più corte da questa parte e dalla destra più lunghe. Però vabbè, a me piacciono così, è lo stesso, poi quando cresceranno nel sistema. Allora, nella mano destra ho fatto il French. Nella mano sinistra, perché ero stanca, non ho fatto il French. Adesso mi lavo anche il braccio perché ho il braccio sporco. Non ho fatto il French perché boh, non mi fa risultare. Perché sono stanca, ragazzi. Sono le. Praticamente sono quasi le 2 di notte. E non ho voluto star lì a sistemare. Anche perché un po' stanca sono, un po' tanto stanca. Allora, questo è il risultato. Adesso vi giro e vi faccio vedere. Allora, ragazzi, sono in pigiama. È le 10:26. Sto bevendo il mio tè, la mia tisana più che tè. Vedo a che punto è il vlog, che dovrebbe andare online oggi. Ah no, questo è il 26 online. Oggi dovrebbe essere andato online, disco e gusto lì mezzogiorno. Queste, come vedete, sono le unghie, adesso vi faccio vedere meglio. Adesso vediamo quanto durino. Per Natale le cambierò. E in più dopo, per bere la mia tisana, mangio le mie barrette Herbalife. Sto ricominciando a riprendere il mio percorso Herbalife perché avevo un attimo accantonato per vari motivi e adesso sto ricominciando. Allora, sta al 79%, quindi già un buon punto. Metto già a caricare il. No, lo metto a caricare dopo perché vedo che vuol dire lento. Quindi finisce di caricare questo e poi carico anche l'altro. Così spengo il computer e lo riaccendo magari. Cosa c'è da dire? Oggi vi porto come fare spesa. Magari facciamo un video a parte, svuoto la mia spesa. Così vi faccio vedere cosa prendiamo di solito. Mi piacciono un casino come sono venute. Sono un po' più lunghe queste qui, ma poco importa. E voglio vedere la differenza quando una cresce dall'altra. Amo Creamy Binder, perché lo amo. E purtroppo non ho fatto, potuto fare il Black Friday perché al momento non c'era la disponibilità. Ma poco importa. Quindi siamo il 25 ragazzi di novembre e tra un po' iniziamo a fare i vlogmas. Comunque credo di mandarli a farli fino a un certo orario e poi mandarli online. O mandarlo online il giorno dopo, però penso di mandarlo il giorno dopo perché ad esempio io l'1 alla sera non posso mandarli online perché sono via. Venerdì 1. Altre novità di prima mattina non ne ho. Ragazzi, volevo farvi vedere questo qui, vedete che c'è scritto cose varie, perché io lo uso per segnarmi gli ordini qua, col caso di strappo li metto qua, però adesso che cambierò. Ho due pagine, no, ho una busta solo di refill, delle pagine vuote per i disegni, c'è scritta disegno. E poi c'è questo. Ora colorerò la scritta clienti e passione unghie perché mi faccio il divisori per questi qua. Dentro al divisorio mi faccio un divisorio per metterci i gel colorati che ho e quindi come metto passione unghie e qui scrivo clienti per le entrate e i gel che io ho speso sopra le clienti e poi farò una sessione cose che mancano. Adesso finisco infatti di bere qua che carichi lì e poi finisco tutto.
Ragazzi, scoperto perché sono a 79, perché la wifi ha deciso di non andare più. Allora, sto aspettando che si connetta. Vediamo. Allora, scusate, faccio una cosa a te. I capelli, ragazzi. Scusate, non devo mangiare. Allora, lì c'è la bacchetta, quella della Lidl, con le tre molettine. Quindi ho pensato di stamparmi da un sito apposta, diciamo, le foto, non so quale sito o quale applicazione, stampare le foto, quelle cose sono io, mio papà, mia mamma e mia nonna, quindi noi quattro. Quella dove ci sono io e i miei cugini e una dove ci sono io e la piccola Serena, perché così me le metto lì e io e piccola Serena e la Mara, me le metto lì e mi piacciono così. Così sono dei ricordi. Queste tre qua penso di mettere. Che non me ne voglia i miei nonni, però non vedranno mai questo video. Se mia zia vedrà questo video, che non me ne voglia zia, perché io voglio bene ai nonni, per amor di Dio. Però nella mia vita ci sono più spesso queste quattro persone per me. Anzi, queste nove persone. E sì, penso che ne farò tre, mettere lì. E ok, quella dei nonni, perché mia nonna, il mio nonno non vuole, quindi non so se le mettere, farò anche quella con dei nonni. O fare quella con mio papà, mia mamma e mia nonna, i loro tre. Quella a 5 praticamente, io, mio zio, mia zia e Giulia e Mattia. E quella io, Serena e Mara. Penso di fare così, penso. Poi scatterò anche... E farò stampare anche le foto della sfilata, 1, 2, 3, per mettermele qui, perché a me piace vedermi, mi piace con quel vestito, quindi fate le foto del fotografo, sono fatte meglio, e metterne una qua magari, o qua sul muro, sulla maglia. Adesso vediamo dove metterla. E infatti adesso cerco un po' di magari qualche programmino, qualche sito dove scaricare. Ho già un sito che penso di che scaricherò lì. Non so se è così. Adesso vediamo se è questo o... No. Visto che ho il... Allora, eccolo qua, quello che mi interessa.
Allora, ne ho trovato uno. Non so, adesso vediamo. Allora, no. Sai dove è il cimitero, ragazzi? E non so dove sia. Non so, ragazzi, ma non voglio questo. Cioè, per l'amore di Dio, lo vorrei. Però come faccio a contattare... Tanti ci vedi che ci scrivono contattaci. No, vabbè, non mi interessa questo. Mo adesso scarico di ordinare tramite non lo so. Allora, tanto qui sta all'80% video. Qua. Vediamo se c'è qualche app. No, qui non la trovo. Allora, provo a ricercare qua. Alla ricerca di un sito per stampare foto. Allora.
Allora, sì, sto cercando dei siti, ma in realtà sto vedendo per vedere, però al momento non ne trovo. Allora, ragazzi, sto prendendo il cavalletto perché il porto in bagno com'è. In bagno nel senso a truccarmi. Aia, mi sono aggrappata. A truccarmi, gli appoggio qui così. Ok, avvicino così. Allora, prima di tutto la prima cosa che faccio è una sciacquata. Anzi, prima mi lavo i denti perché non lavo i denti. Sì, scusate il disordine, ma devo sistemare. Mi lavo i denti. L'ho già fatto vedere, non mi ricordo se l'ho già fatto vedere. Uso questo qui. Metti il Wolfram Gold. Ho piccato l'angolo dentro. L'avevo risparmiato la parte dove sputtavo. Vado a mettermi la mia saponetta di Herbalife, come potete vedere, la porto sopra alla spugnetta. Vado a mettermi bene questa parte dove è disponibile. Chiudete sempre l'acqua. Tengo bene questa parte qua. Ok, buono. Sugli occhi. Tampono anche viso. Tolgo la mia fascetta. Sapete che sono innamorata di questa palette qui di correttori, che è l'Essence, è la Correct to Perfect palette correttore di viso anti-imperfezione, è il numero 10, però è della linea nuova, come vedete. Ok, forse così siete un po' puliti. Prendo la mia Beauty Blender, questa qui piccolina. Vado a prendere il correttore arancione per le occhiaie e vado a coprire, tamponando, ecco, così. Poi con il verde vado a tamponare il rossore, picchietto, sfumo bene il correttore, ok, ho un'altra imperfezione quassù nella tempia, tampono sempre bene. Ok,
Sapete, ho avuto uno sfogo della pelle, un'irritazione che non so cosa ancora. Ok, sono stata tamponata bene. Tamponiamo un altro po' qui. Tamponando dove vedo il rossore, così il verde va a smussare. Il rossore. Ok. Un'arena verde. Devo lavare e dopo lavo. Prendo la mia Beauty Blender. La bagno un pochino. Ok, prendo il mio fondotinta, questo qui, che sapete che io utilizzo, la Dermaskin di Barbara Bott. Non so se c'è una linea anche online. Io la prendo dalla mia estetista. Vado a picchiettare, già da fissare il correttore. Picchietto così fisso. Non ho messo una crema sotto perché adesso mi trucco, poi quando arrivo a casa mi strucco e faccio un altro trucco per stasera. Adesso mi trucco perché vado a fare spesa e quindi vorrei essere un po' decente visto che stamattina mi sono svegliata che non stavo tanto bene e quindi tendo ad essere un po' bianchina, non avete visto nei video. Anche il fondotinta. Ok. Ovviamente andate anche sotto al collo perché almeno così non si vede la differenza. Vado a fare la parte superiore. Mentre adesso sfumare dove c'ho. Vedete che picchiettando viene fuori tutto omogeneo. Vado un po' a stendere così il prodotto, picchietto, dove avevo il correttore. Ok. Anche sull'occhio. Ok. Ora vado a fare un trucco occhio, che non so ancora come farò. Allora, trucco occhio. Allora, userò la palettina, questa qui di Essence, questa qui, Beautiful Romantic Shadow Palette, e la palettina, questa qua, di Togé, e Shadow Quad, questa qui di... L'ho trovato nella Look Fantastic Box. Allora, vado a mettere come base occhio questo qui colore molto chiaro, con il pennellino questo qui di Look Fantastic su tutta la palpebra mobile da base trucco che andrò a fare. Poi, come sulla linea di transizione,
vado ad usare questo, vediamo se qua si vede meglio, questo ombretto qui marrone, lo scarico, polvere in eccesso, e vado a sfumare così. Da dare profondità. Stessa cosa nell'altra parte. E per questa palettina abbiamo usato tutti i colori che ci servivano. Ok. Ok. E così andiamo a dare la profondità. Questi qui li possiamo gettare a lavare. Poi prendiamo un pennellino così piccolino, non capisco che sia dove, e prendiamo il colore un po' più rosato e lo andiamo a stendere nella parte interiore, nell'angolo interno dell'occhio. Andiamo bene bene a prendere e lo andiamo a tamponare un pochino, fino a metà occhio, come vedete, fino a qua. Andiamo a fare questo lavoretto qui e ci andiamo a mettere sopra un rosa un po' più intenso, poco, perché questa paletta è molto chiara. Intensificare il nostro occhio, andiamo molto a dare un bel punto luce. Poi con un pennellino angolato, eccolo qua, questo qui, andiamo a prendere il nostro nero e andiamo a fare la sorta di mezzaluna così. Nell'altro occhio, tipo se stessi usando l'eyeliner. Ok, okay. Andiamo a intensificare bene. Poi con sempre questa palettina, con un pennello da sfumatura, andiamo a prendere l'oro, picchietto l'eccesso e nel mezzo sfumo i due colori. Credo che lo riprenderò anche per stasera, usando però ovviamente la la crema. Ok, andiamo a fare questa sorta di linea. Bene, ok. Poi prendiamo una salvietta asciugante, una moda di vanilla. Finire anche la linea così, di qua, ecco. Così come vedete ho definito la linea. Poi aspetto un po', vedo che c'è qualche colore da tirare via, lo voglio tirare via. Ok, vado a pulire intorno all'occhio con il pennellino di prima e con il nero di prima. Vado a intensificare un po' la mia linea che ho fatto, ecco, così e così. Vado a mettere anche sotto qui alla rima, così a stendere, e dopo da sfumare con un pennellino appena
Mettere così, cioè mettere un punto luce con la mia matitona, questa qui bianca, qui all'esterno. Il punto luce ci deve essere sempre. Ok. Lo fate con una matita bianca. Lo fate con un ombretto. Il punto luce ci deve essere sempre. Ok. Vado a sfumare qui col dito. Ok, con l'ombrellino appena così vado a sfumare i miei due linee che ho fatto qui sotto. Ok, vado a mettere la mia matita nera. Solo per metà occhio. Così vedete, e vado molto. Ora vado a fare il mio contouring. Quindi prendo il mio stick, questo qui, e vado a fare il mio contouring. E lo chiudo sul suo tappeto. Vado a prendere il mio illuminante, questo qua, a penna. Così. Poi, con il mio pennello di sfumatura, prima uso questo qua, chiaro, vado a sfumare l'illuminante. Questa cosa, l'illuminante qua. Poi con la parte più grande vado a sfumare il marrone. Vado adesso a fissare tutto con la cipria, adesso che si qua lavo tutto, così riesco a utilizzarlo anche stasera, col caldo che c'è in casa posso riutilizzare i pennelli si asciugano. Allora, vado a utilizzare la mia cipria.
Trucco finito. Manca solo il mascara che vado ad usare questo qui dell'Essence. E vado a fare il zigzag. Questo qui è il mio trucco quasi terminato. Prendo il mio illuminante, eccolo qua. Prendo un pennello a ventaglio. Però voglio provare solo questo rosa illuminante. Io non ho neanche messo, metto anche un po' di questo qui giallo. Ok, vado a usare il mio pennellino da blush, questo qui dell'Essence, e vado a prendere un blush scusate se mi passa avanti con la palettina con il blush. Vado ad usare questo qui rosa chiaro. Prendo il prodotto, salire, ecco qua, l'angolo è stata fatta. Ok, fatto. Al momento lo metto rossetto, però non si fa. Ci provo. Allora, la dita la faria contorno l'ora rosso. Vedi? La penetra in tutto il lato. Questo qui rosso vado a mettere. Con gli occhiali il risultato se lo faccio vedere. Ok, ho pulito un po' gli occhiali, fa schifo. Adesso cavo i pennelli e li spengo perché andiamo su. Allora ragazzi, è andato online il video quello con mio papà
Pischio Gusto Challenge. Eccolo. Eccolo qua. Ecco che bella faccia che ho. E andatelo a vedere. Vi lascio il link qui su e nell'info box. Vi avvicino un po'. Questo qui vi faccio vedere un pezzettino. Aspettate che accendo la wifi con il telefono di papi. Allora, ok, vi faccio vedere un pezzettino. Ok, questo è l'intro. E siamo qui per fare la faccia di mio papà. Rischio il gusto challenge. Speriamo che non vada bene. Due bustine dentro ogni bustina. Va bene. Confessione. Ve lo guarderete anche voi, che vi lascio il link qui su e nell'info box. E ora vi faccio il registro con questo di mio papà. Vi faccio vedere il mio Snapchat. Ok ragazzi, questo è il trucco. Molto... Dopo poi ordinerò i capelli. Adesso andiamo su. Andiamo a vedere... mandare online il video vlog numero 4. Lo mando online oggi stesso. Ho pensato di mandarlo così. E domani mandare online il 5. Tutto solo 8 qua. Vabbè. È andato online il video con papà. Che è lì. Che è buio. Ok, lì c'è la nonna e papà. Oggi è il 25 novembre. È la giornata contro la violenza sulle donne. E quindi ragazzi, qualche anno fa noi donne abbiamo voluto il diritto di votare e adesso avremo anche voluto il diritto di lasciare i nostri fidanzati senza essere picchiate e uccise. Però al giorno d'oggi sei più picchiata e uccisa che fa viva. Io sono fortunata che ho un papà con la testa che ha rispetto per le donne. E finora ho trovato ragazzi che hanno avuto rispetto per le donne, quindi è già una cosa buona. Ma ci sono talmente tanti uomini che il rispetto per le donne è pari a zero. Quindi se c'è qualche maschietto all'ascolto, rispettate la vostra donna, vostre madri e le vostre sorelle, figlie, tutte le donne che esistono nel mondo, perché noi non siamo un oggetto da usare quando volete per svuotarvi e cose del genere. Noi siamo donne, siamo esseri umani anche noi, facciamo le stesse cose che fate voi uomini, quindi perché dobbiamo essere maltrattate, dobbiamo fare quello che volete voi? No, ragazze, se siete vittime di abusi, di violenze, chiamate il numero, che c'è un numero apposta, chiamatelo, fatevi aiutare, che non potete andare avanti così, perché la vita non deve essere rovinata. Ah, se siete anche giovani ragazzi, non fatevi rovinare da un mostro che vi rovina la vita. No, per l'amor di Dio ragazzi, cercate, c'è il codice, il numero che dovrebbe essere 1522, fatelo, chiamate, chiedete aiuto, chiamate la polizia, fate tutto quello che vi è possibile. Aiutatevi voi stesse e aiutate le vostre famiglie, ai vostri parenti a non stare male, perché voi soffrite, ma soffrono anche i familiari, i genitori. Ragazze, se siete vittime di violenza, abusi di vostro marito, un vostro fidanzato, evitate, chiamate i numeri che ci sono, che vi aiutano, fidatevi. Ho avuto delle esperienze, non io in prima persona, con un'altra persona. Quindi, aiutatevi. Ci sono persone che vi aiutano, possono metterli in galera, lo possono fare di tutto. Non avete paura. Riprendetevi la vostra vita in mano. Uscite con le vostre amiche, con i vostri genitori, con le vostre famiglie. Ragazze, state attenti e chiamate quei numeri, perché quei numeri vi possono salvare la vita. E se non vi fidate delle forze dell'ordine, chiamate il 1522, dovrebbe essere.
mi informo meglio dopo ve lo dico. Chiamatelo, ragazzi, chiamate, 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 che ce la potete fare, anche se siete vittime di bullismo, diciamo, che mandano via le vostre foto intime. Chiamate i numeri che ci sono, che vi aiutano, fidate. Ve lo dice una ragazza di 21 anni che, come vi ho detto, ho già vissuto delle esperienze non in prima persona, a terzi, a me vicini. Quindi, ragazzi, fate quei numeri. Aiutatevi voi stessi, vi prego. Vi sto chiedendo non un favore, vi sto chiedendo per la vostra vita di riprendere in mano e di ritornare voi stesse. Come eravate un tempo, con un sorriso vero, non un sorriso falso. E le botte che prendete, non ditele perché o sono caduta, ho inciampato la testa, sono inciampata, ho sbattuto la testa su uno spigolo. Non è vero. Perché le persone che vi conoscono sanno con chi vivete. Quindi, ragazzi, ragazze, ragazzi e ragazze, chiamate i numeri che ci sono, fatevi aiutare, vi prego, vi chiedo, vi scongiuro, vi prego. Siamo al 99%, non so se si vede, e lo pubblico oggi stesso, quindi mando là in questo. Mentre il video vlog 5 lo mando online lunedì, poi edito gli altri video che devo editare e li mando online, anche quelli. Allora abbiamo il vlog 5 da mandare online, il 6, il 7 e l'8 li mando online. Scusatemi se non mi sono fatta vedere. De zoom, ok. Li mando online il giorno stesso che io vlogo. Comunque mando online video, perché ovviamente mi mando online due video. Quindi io ho cominciato a ingranare con YouTube, ma non nel senso nel senso che ho tanti iscritti, ne ho 19, a cui mando un bacione e ringrazio veramente tanto. È un grande traguardo per me. Quando ho aperto il canale pensavo di non riuscire a fare neanche un iscritto, invece siamo arrivati a 19, siamo a novembre, quindi dopo qualche mese che ho cominciato a fare video siamo già a 19 e 2000 passa visualizzazioni. Quindi io vi ringrazio tutti quanti, vi mando un bacione grandissimo e ci metto tutto il mio impegno che posso, come riesco. Come sapete io registro con un telefono che avete visto, tra l'altro il telefono che io utilizzo per registrare nel video cosa c'è nel mio iPhone, metterò così, non lo so cosa c'è nel mio Huawei, non lo so cosa metterò nel titolo, e ve lo lascio a fine, no, non lo so dove lo lascio, ve lo lascerò da qualche parte, se ve lo lascio, boh, non lo so se va prima online questo o quell'altro, ora vediamo. E mando già online questo video oggi, poi metto a caricare l'altro e vado a fare spesa, perché è quasi ora di andare a fare spesa, quasi ora di mangiare, quasi ora di fare tutto, e stasera abbiamo il compleanno di mio cugino di là. Si guarda là perché non lo so cosa volevo dire. Vi avvicino un pochino, ok, così. Allora vorrei editare qualcosa, quindi questo qua è editato, rinomina, editato. Ok, ho da editare alcune cose, quindi ho da editare i tre vlog che uno sto registrando adesso, quindi ok. Sta facendo l'elaborazione adesso e lo mando online. Allora, oggi stesso lo mando online. Oggi che è il 25, lo mando online. Però non a mezzogiorno, lo mando online alle 4. 4 e mezzo, 4. Mando online alle 4. Dopo, adesso come vi ho detto, spengo il computer appena ho finito questo. Non perché non voglio far niente, perché è stato acceso da un po' di tempo. Quindi, salva. Spengo questo. Faccio elaborare il video
e poi lo carico. Allora, oggi è andato online, tra l'altro. Allora, oggi è il 25, giusto? Sì, 25. Allora, 25. È andato online. Quando c'avevo due video, come facevo? Ok, ci mettevo i due puntini. Allora, un puntino qua e un puntino qua. Qua ci va scritto. Aia. Va scritto rischio e gusto. Giusto? Non mi ricordo. Allora. Rischio e gusto. Rischia il gusto e vlog hashtag 4. Ok, allora rischia il gusto è andato online. Ovviamente non era online, il nato online 25 e 25, 5 e 5, poi Essence va online, non mi ricordo quando, non lo scriverò, questo va online 27 invece, poi abbiamo sistema. Sistema. Mamma mia ragazzi. Tante cose da fare e poco tempo. Ho messo anche via aperto questo tetto. Allora. Sistema non l'ho fatto. Vabbè, ho fatto così ma anche non l'ho fatto. Allora ragazzi. Essence va online quando? Poi ho fatto Essence, poi ho fatto altri due, altri tre vlog. Quindi vlog hashtag 6, vlog hashtag 7, vlog hashtag 8. Poi ho fatto qualcos'altro, però non mi ricordo cosa. Allora, video, sono tutto blu. Oh, che bella, che sexy. Che sexy. Ho fatto lavi pennelli. Allora, girato. Lavo i pennelli. Ok, ho girato anche il setup agenda. Il sistema. Il setup agenda non lo so, lo lascio lì. E stickers. Ok, l'ho girato, però non voglio quello. Ok, allora. Video un po' questo lo metto qua e anche setup agenda lo metto su video un po'. Video papà è già andato online, video già online. Ok, il 4 lo sto mandando online ora e va online. Vabbè, nel senso lo scriverò quando online. Sta elaborando, vado a mangiare, a dopo. Allora ragazzi, ho mangiato la pasta asciutta, poi questo prosciutto qui della Lidl, ed è buono, ed è in fette sopra a... come si chiama? Pellicola.
questa pellicola qua. Adesso vedete qui, sto bevendo il ginseng della Vassa. Questo qua è buonissimo. E dopo vado a fare... Aspetta. Scotta. Questa è mia mamma. Ecco. Ce lo dice da sole. Allora ragazzi, questo è l'outfit. Allora ho la maxi maglia, questa qua, vestito, che la tengo come cardigan adesso su, questa maglietta qui, e i leggings, questi qua grigi di H&M. Sotto metto lo stivaletto e niente, vado, ci vediamo tra poco, in macchina. Ecco, allora ragazzi, qui c'è mamma che sta guidando, papà è dietro, e abbiamo appena finito di fare spesa, infatti qui ci sono delle buste e tutto il resto è dietro. Poi vi faccio vedere in un video con lo svuota la spesa cosa abbiamo preso. E ora andiamo a casa, siamo quasi arrivati, e poi vi faccio vedere tutto. Ah, non ho registrato mentre facevo la spesa perché era pienissimo e quindi ho fatto fatica, stavo spingendo il carrello e polizia, e quindi non ho registrato. Ragazzi, intanto vi faccio vedere questi piselli qui della Oregel. Eccoli qua. E poi faccio vedere il resto della spesa. Allora, ho preso queste Kinder qui. Kinder King. Ve li ricordate, gli ippopotami? Guardate da quanto tempo. Due buri. Questi qua. E gli hummus di ceci erbe e di ceci normali. Questi qua li ho visti da... non mi ricordo a chi, adesso ve lo dico. Allora, gli hummus li ho visti da Deborah Fully Makeup, che vi lascio il link qui del suo canale. E niente, adesso... Ah, un'altra cosa che ho preso per le feste di Natale, questo qui. Pensavo di aver preso quello là, la crema, invece ho preso questo, papà, vabbè. Questo qui. E poi non so se ci sia qualcos'altro da frigo, poi vi farò, cercherò, sistemerò. Ah, ecco, le Kinder Pinguì, queste qui al cocco, e dovrebbero esserci anche quelle al caramello, ma non so dove siano. Quello lì è un bimbo, amore. E non so dove che siano le altre. Qui ci sono le Kinder card. Ecco qua, Kinder card. Neve fuori! E vediamo se vi trovo le altre Kinder, ma non le trovo. In caso dopo sistemo. Anche se siete mamma, lo scelto. Va bene. Allora, poi ho preso questo tono qui in vetro, che è buonissimo. Lo prendevamo tempo che tanti tanti anni fa, vero papà? Sì, ricordo. Che tempo che fu? Ed è veramente buono. Questo in vetro è buonissimo. Ragazzi, mi giro la testa. Vado a lavarmi. Non ho fatto il video svuotiamo la spesa, semplicemente per il fatto che sì, mi sto guardando allo specchio, che siamo andati al compleanno del mio cugino e quindi non abbiamo fatto la spesa, cioè abbiamo fatto, non abbiamo fatto lo svuotamento spesa. Se riesco ve lo faccio vedere domani, mi appoggio qua, se riesco vi faccio vedere domani. Tanto vi ho già fatto vedere alcune cose, altre cose le ho fatte vedere perché andavano in frigo, mia mamma le aveva già messo in frigo, quindi alcune le ho fatte vedere. Mi sto spogliando e quindi ci vediamo dopo. Allora ragazzi, eccomi qua. Allora, vi faccio vedere, ho preso queste noci di Sorrento con mio papà. E mia mamma si sono presi questo e la grappa Giulia.
Poi abbiamo preso lo spaghetto, gli spaghetti integrali, questi qua della Perilla, che sono da 500 grammi, fibre e... Poi abbiamo preso questo infuso, lampone e limone, che va bevuto a freddo. Poi questo sambitermo di frutta, metti in frigo mamma questi. Il mio deodorante, questo qui è antistress della Nivea, i cotton fioc, questi qua sono la teglia di pertosano, la farina di Kamut, questa qui, e guardate i valori dietro. Poi ho preso due di questi qua, delle carte velina, diciamo, no carta velina, le veline, e sono fatte così, con l'unicorno così, così, così e così e così. Ho preso due, queste qui, e una la porto su, i miei assorbenti, questi qua della Nivea, questi qua sono quelli stralunghi, e i biscotti, questi qua fatti così, integrali. Non ti sto facendo casino. Ti sto mettendo la roba lì. Ok, stai calma. Allora, questa è la Giulia che vi dicevo prima, la grappa. Poi il secondo deodorante, l'hai messo in bagno l'altro, mamma? Questo qua l'altro l'hai messo in bagno? No, però questo va in bagno. Ok, intanto aspettiamo che mamma metta le altre cose. Questa poi le metto dritte dritte in borsa mia. Ho voluto provare queste salviette qui. Queste della Mr. Clean, mille usi disinfettanti. Salviette umidificanti, disinfettanti, detergente, decretato dal registro numero A, Ministero della Salute, presidito medico chirurgo. Questo qua. Ce ne sono 20 e vanno dritte in borsa mia. Poi della misura abbiamo voluto provare questi qua, che dentro ci sono il ciliegia e il mirtillo. Ne ho presi uno e due, quindi uno va qua e l'altro va su. Le card che ho fatto vedere prima, e li metti in frigo questi? Li porti là sotto? Questi crudini qui, questi qua normali. Una tisana relax, questa della Christine Crastan, scusatemi, e sono rotondite o solubili. E questo qui, tre di questo, vabbè, questo qui orzo per mia nonna. Poi un detergente intimo, e questo sale qui, Pink Rock Salet, che va rosa, va girato e va macinato. Ve lo farò vedere insieme. Là non c'è nient'altro da mettere. Allora, abbiamo preso due fette biscottate, queste qua della misura,
Questi li metti là, mamma. Questi sacrosanti feedback sono sempre della misura alla bicocca. No, al miele, scusatemi, al miele. Ho provato, adesso lo metterò, qui dice soia sobrì, quindi non so, non c'è l'italiano. Ecco qua, allora, una bevanda rinfrescante misto di succo di arancia e soia. Ho voluto provare questo, vediamo, lo metto in frigo. Poi di alla soia ne ho presi tre, non me li faccio vedere tutti quanti, il latte da soia dell'altro e sempre dell'altro il latte di riso. Adesso così e lo metto pure questo di lavaggio qua. Ok, poi di panni allo kamut ho preso questo qui, fatto così, ne ho presi due. Metti là sotto. No, poi abbiamo preso questa qua, confezione da 8, non da 6, da 8 questa, del Rio Mare. Poi, confezione pasta integrale, abbiamo le penne, le mezze penne di gatto. Gli fusilli, fusilli, le penne rigate normali, e il tortellone. Questo qua l'abbiamo fatto. Poi abbiamo preso i rotoloni di carta. Poi li metto questi qua, li metto giù, poi abbiamo messo in omaggio questo, la raccolta degli alimenti. Mamma si è presa le banane essiccate che rientra dentro yogurt, quelle cose lì, vedete qua, due bustone di questi qua per i gatti sterilizzati, un pezzo di fiocco di prosciutto crudo, poi abbiamo delle banane, questo tisana magia d'inverno, mettete lassù. Questi filetto grande di sgombro, anzi due filetti di sgombro, cracker alla soia della misura, cracker alla soia della misura, uno lo lasci giù o ce ne sono ancora giù? Ora uno giù e uno là. Poi sempre della misura il croissant alla cioccolata e un altro pacco che lo mettiamo lassù. Forchette per quando va a lavorare mio papà, mettiamo là sotto, là sotto le tieni qua dentro, le tieni qua. Filetto di salmone e abbiamo le lancette, scusatemi, pasta da fare in brodo. Questi qua che sono le sorprese, i risi e le treccine. Poi abbiamo preso il Deox, la vana lana, la cosa nere, due ricariche di svelto, una questa qua con vero succo di limone
e una col succo di limone. Però vedete, questa ha un altro principio e anche questo. Vi porto al loro posto. Poi, questo l'ho già fatto nel Bauli per Natale. Questo colore di carta, ne hai lì o li metti là sotto? Sgrassatore universale, la ricarica. Ah, un altro bimbo orzo. Un altro pacchetto di assorbenti miei. Le sottilette che non abbiamo messo in frigo. Poi tutti i calenti, il succo d'uva, questo qua che ho fatto vedere anche per merenda. Ne ho presi 8, ne hai preso? No, 6. Poi questo per lavare il per terra, sale rosso da cucina, una candela ai fiori di primavera con gli stupini, che sono un profumo buonissimo, e questa la verità, un piccolo, come si chiama, alcol, in frigo va anche questo qui. Questo tipo salame. Ok, scusatemi se vi passo davanti. Una spugna per mia zia. Una chiappa a colore. Una torta che ha questa recipiente che si copre sopra, e questa è la torta all'interno. Ma perché non ho preso questa qua? Non lo so, non credo. Il continuatore per cosa? Ok. Ok, eccomi qua. Sale iodato, questa bella confezione grande. Due di mango essiccati, questi qua. Una, due, uno lo metti lassù, mamma. Poi, un altro bimbo. Due patatine Pringles, queste qua nuove, è la prima volta che le vedo. Allora, quello azzurro è al gusto sale e aceto, mentre questi qua rosa prosciutto e formaggio. Questo lo lasciamo qui giù e faremo un video assaggio per portarlo su. Altri sorbenti di mamma, questi. Poi bagno, no, shampoo Pantene, questo qua maxi, e dentro ce n'è di prodotto 675 ml. Altro detergente intimo, questo è il tenuto a noi. Io adesso anche il verde un gami. Eh? Verde un gami. Sì.
questa ciotola qui, che dentro c'è un misurino, una spatolina per quando faccio la tinta a mia nonna, altri biscotti integrali, li metti giù, sì. Poi cerotti per i cervicali di Milano, fagioli borlotti, giusto? Bianchi di Spagna, scusatemi, tre confezioni, metti qua, metti un'altra confezione di pasta integrale, le farfalle, e un'altra confezione di sottilette. Poi ultima scortina e poi abbiamo finito. Queste bavette, sempre integrali. Poi un'altra tisana digestiva della Pompadour, che dentro contiene rooibos, anice e finocchio. A me non so se piacerà, però boh, vedremo. E tre di questi qui che adesso vi faccio vedere sono quelli per l'umidità, giusto mamma? Un altro pacco di assorbenti per mia madre, delle gabbiette, queste qua che vanno dentro al batter, ne ho presi due confezioni diverse, due deodoranti da bagno, quindi quelli dei profumi d'ambiente, aceto balsamico, un dentifricio mio, il White Now, questo qui, ok, gli altri più bianchi subito, clinicamente testato, una lacca per mia nonna, della Pantene, poi la diavolina, questa qui, 16 tavolette maxi accendifuoco in bustine singole e con carbone vegetale. Poi abbiamo altri acchiappacolori, ho perso qualcosa, non so. Un altro shampoo maxi, poi un deodorante di mio padre. Allora abbiamo preso sugo al capriolo, sugo alla lepre, capriolo, lepre, sugo al cinghiale, di questa linea qui che è le conserve della nonna. Poi abbiamo preso sugo al tonno, alla puttanesca e all'anatra. Poi per finire caramella alla ricola e mais, questo qua grande, che ogni confusione ci sono 100 grammi, no, 300 grammi penso. Ok ragazzi, ci vediamo domani.